calcio, di essere vicini noi come Lega alle società, ma di essere vicini con le nostre società anche alle comunità, alle città meravigliose dell'Italia dove facciamo il nostro calcio, alla gente, ai nostri tifosi. E questo credo sia molto importante, perché il calcio, vedete, è uno strumento che può portare molto nelle comunità, nell'economia, porta valore aggiunto, è una sorta di moltiplicatore keynesiano. Quindi noi cerchiamo di fare questo nel modo migliore e vogliamo proseguire nel rafforzamento di questo progetto. Quanto è importante la vicinanza alla gente, anche perché a volte si parla di piccole realtà, ma queste realtà sono tante e con grandi valori. Assolutamente sì, per noi è fondamentale. È fondamentale perché noi dobbiamo vivere il nostro calcio e la nostra esperienza di sport continuamente in relazione con le comunità dei tifosi, con le città, con le amministrazioni comunali, perché quando questo rapporto funziona in maniera virtuosa è meglio per tutti, no? Che cosa chiediamo in cambio? Chiediamo la vicinanza alle società, ai nostri presidenti, a chi fa calcio in Serie B con grandi sacrifici, perché credetemi, non è facile. Io questo lo dico sempre, insomma, state vicino alle proprietà, ai dirigenti, ai calciatori, a tutti coloro che lavorano intorno alle società di calcio e anche nel mondo, perché è importante anche per le città, è importante per sviluppare l'economia, è importante per sviluppare anche la società. Lo rafforzeremo in qualche modo, è un progetto che abbiamo iniziato lo scorso anno, avendo come partner l'ospedale di Gesù di Roma. Quest'anno abbiamo creato una serie di progetti insieme anche al Meglio di Firenze e al Casini di Genova, e noi cerchiamo attraverso questo progetto di produrre delle risorse che poi vengono finalizzate e servono per aiutare le famiglie dei bambini che sono ospedalizzati, insomma, per stare vicino ai loro figli e cercare di aiutare questi bambini a mantenere la serenità nel nome dei propri genitori. Ci sono già state delle donazioni importanti, le abbiamo portate avanti nella fase finale del campionato dei play-out. Quest'anno vogliamo iniziare da subito, è un progetto che è secondo noi molto molto importante, e come Lega, ripeto, noi siamo responsabili, dobbiamo portare avanti tanti progetti di questo genere, ne abbiamo fatti anche degli altri. E infatti poi ne parleremo di no, di tutti sì. Gli altri, così come del tema del rispetto, è diventato un po' uno slogan, un messaggio. Guarda, il tema del rispetto fa parte di quegli argomenti che sono, come dire, all'attenzione anche del Presidente federale, della Federazione, di tutto il mondo del calcio, cioè del tema delle riforme che vanno portate avanti. Alcune sono già state fatte, altre verranno sicuramente prodotte nei prossimi mesi, per restituire forza e credibilità a un movimento che probabilmente ne aveva bisogno, che ha bisogno di recuperare questa credibilità, di crescere, di fare sistema e soprattutto ha bisogno di vivere l'evento calcistico insieme ai tifosi, insieme alla comunità, insieme a questa meravigliosa nazione che è. E poi vengono elogiati anche, no? Chi incarna i carni, insomma, di questi valori, perché nella sezione rispetto ci sono due premi molto importanti: il premio Fair Play, che quest'anno se lo aggiudica il Carpi, che premia tutti i suoi tifosi, e noi ne approfittiamo, insomma, per salutarlo, fare in bocca al lupo per questo campionato in Serie G, e perché no, possa tornare quanto prima dalla C alla A.